Allora, le associazioni consumatori, parlando sicuramente a nome di tutte le associazioni regionali, hanno e stanno predisponendo una richiesta specifica, che è quella di realizzare un tavolo permanente con le istituzioni e tutte le società in-house, l'ERSI, la Regione Abruzzo e i più grandi comuni perlomeno, al fine di gestire tutte le questioni riguardanti l'acqua e le emergenze, chiaramente, che in questo periodo diventano poi ingestibili, per poterle gestire durante tutto il corso dell'anno. Se ne fa portavoce Luigi Di Corcia, Associazione Consumatori e Utenti, proprio per far fronte alla crisi idrica e un'emergenza che purtroppo ogni anno è destinata a diventare sempre più stringente. Questa è un qualche cosa che noi abbiamo richiesto già nei confronti di ACA e che riproporremo in questi giorni all'assessore regionale competente. Beh, ci sono i consumatori che poi a volte sono presi alla sprovvista perché si dice loro: mi raccomando, mettete l'autoclave, ma forse fino a quando il fenomeno non c'è, non ci si pensa per tempo. Allora, esattamente, cioè nel momento in cui manca l'informazione, quest'anno ad esempio, era un'evidenza che l'anno sarebbe stato siccitoso, perché le precipitazioni nevose non erano state abbondanti durante l'inverno, quindi già in primavera si sapeva che sarebbe stato un anno complesso. Però avvertire chiaramente i consumatori, le persone, i cittadini, soltanto nel mese di giugno-luglio, quando poi l'emergenza si fa aggressiva, e di trovare strade differenti, magari a persone che fino a quel momento non ci hanno pensato, diventa oggettivamente molto complesso. È anche vero che i cittadini devono però fare la propria parte. Assolutamente, la risorsa idrica è una risorsa non importante, è vitale. Quindi bisogna utilizzarla con estrema correttezza e precisione. Bisogna evitare gli sprechi, qualsiasi tipo di spreco. Bisogna evitare i consumi notturni, ad esempio. In questo momento chiaramente è ipotizzabile avere l'autoclave, perché chiaramente l'emergenza è stringente. E quindi insomma dobbiamo fare tutti quanti molta molta attenzione a come questa risorsa viene utilizzata oggi e come verrà utilizzata domani. Ci sono poi dei consumatori però che si lamentano perché dicono: io l'acqua la pago, però non ce l'ho. Assolutamente, e mi sento di dare ragione, l'acqua viene pagata e quindi bisogna poterle utilizzare, e molti non hanno neanche la possibilità di mettere gli autoclavi, quindi sono automaticamente, devono attenersi a quelli che sono i piani, soprattutto in un ambito di emergenziale, a quelli che sono i piani della società che gestisce la risorsa idrica, che in questo momento chiaramente fa delle chiusure che sono necessarie per poter poi far riempire nuovamente i bacini e poter ridare la risorsa a tutti quanti.